Troppo spesso siamo talmente presi dalla frenesia della vita di tutti i giorni che non ci accorgiamo di quello che ci circonda. In questo periodo, che è senza dubbio il momento più bello dell'anno per ammirare quello che c'è attorno a noi, la natura rinnova il suo miracolo di rinascita. Piante e fiori si risvegliano e iniziano il ciclo riproduttivo, germogli, fiori, frutta e semi. Con le nostre telecamere, in vari momenti dell'anno, abbiamo voluto raccontarvi l'evoluzione naturale di una pianta che, seppur non indigena, oggi lo è diventata grazie alla bontà delle sue bacche e dei suoi frutti. In pieno inverno siamo stati a San Pietro in Campo dal coltivatore Mauro Moscardini in occasione della potatura. Ci siamo poi tornati per ammirare la bellezza dei fiori e il gran lavoro svolto dalle api. E oggi finalmente ecco i bellissimi frutti. Ora si può iniziare la raccolta. Oggi siamo ai primi giorni del mese di giugno e, come promesso, oggi siamo qui davanti al mirtillo maturo e inizieremo a raccoglierli. La raccolta si protrarrà per quasi 2 mesi grazie alle varietà precoci e tardive, ma in questo caso viene fatta rigorosamente a mano. Prima di tutto va valutato la maturazione del mirtillo, perché in una pianta di mirtillo non tutti i frutti sono maturi. E la raccolta viene fatta a mano. Io e mia moglie tutti i giorni passiamo sulle file e controlliamo il mirtillo, facciamo una selezione di quelli che sono un pochino brutti e lasciamo cascare in terra, e gli altri li raccogliamo e li portiamo nel nostro frigorifero. Anche per noi è stata una piacevole scoperta la coltivazione del mirtillo americano, che da San Pietro in Campo arriva anche fuori regione. Questi frutti, oltre a raggiungere clienti privati in zona, arriveranno in Romagna per essere lavorati, ma anche serviti nelle tavole del litorale romagnolo.